Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Sekiro. Nell'ultima puntata abbiamo faticato tantissimo in questo campo di battaglia per uccidere un boss, perché questi vengono chiamati mini boss, ma alla fine sono dei veri e propri boss a livello di difficoltà e di tempo che richiedono per essere battuti. Di Yuzu l'ubriacone, che mi ha ucciso tante, ma tante volte, ma che poi devo dire è stato più che altro per colpa mia, per la mia inadeguatezza al combattimento di Sekiro. Io purtroppo mi viene da combattere in Sekiro, anzi, adesso devo usare il passato, mi veniva da combattere in Sekiro esattamente come combattevo su un Dark Souls, su un Bloodborne, cosa che ti porta a sbagliare e a morire tantissime volte, perché questo non è né un Dark Souls né un Bloodborne, è un Sekiro, e per quanto ci si assomigli, non è. Non usa, anzi, quelle meccaniche, quindi giocare in quella maniera ci porta solo a morire. Da quello che avete visto nell'ultima volta, io ovviamente ho voluto mettermi alla prova e ho iniziato una nuova partita per i fatti miei per poter ribattere il ciccione, l'ubriacone. E devo dire che la seconda volta sono morto altre 4-5 volte prima di riuscire a ribatterlo, ma ho capito dove stavo sbagliando, ho capito perché quel fight per me è stato così difficile, perché come vi dicevo combattevo troppo come se fossi in un Bloodborne o in un Dark Souls, abusando troppo della schivata. Qui non si deve schivare tanto, si deve parriare e bene, e questo è il punto. Credo di essere migliorato molto perché, ripeto, nelle prove che ho fatto contro il ciccione, sono riarrivato qui dal ciccione diritto diritto, proprio non ho fatto niente, sono preso qua e sono venuto qua per combattere il ciccione, è andata veramente molto meglio. Ora, non ci resta che andare avanti, non vi preoccupate, io non mi sono dimenticato della strada che abbiamo lasciato indietro, quella che io pensavo fosse la strada principale, di aver scoperto qualcosa di segreto, invece a quanto pare non lo so, o questo era un boss opzionale, non lo so. Adesso noi andiamo avanti, poi magari torniamo indietro ed esploriamo ciò che abbiamo lasciato. Devo andare molto cauto, anzi me ne vado stealth, perché non abbiamo né compresse né fiaschette, non abbiamo cure e siamo, vabbè, siamo quasi full vita, dai. Non vedo nemici, perché pare qui dentro di esserci già stata una battaglia. Questo, urca, eccoli. Aspetta un po', che più riesco a eliminarli stealth meglio è. Un idolo, perfetto. Aspetta un po', ma loro sono dietro la porta? Ah, quella è un'altra parte, perfetto. Oh merda, non ho guardato. Sfera Mibu dell'anima, questa non l'avevamo mai trovata se non sbaglio. Eh no? Un pallone di carta pieno di acqua della sorgente intrisa, beh questo è sempre uguale per tutti. Se si fa scoppiare mentre si prega, chi viene bagnato dall'acqua ottiene il potere di resurrezione per un periodo di tempo. La più antica tra le sfere Mibu, i sacerdoti erano soliti farle scoppiare come offerta di pace per i defunti. Ah però, questa è molto buona, molto buona. E lì abbiamo un personaggio con cui interagire, ma prima, noi preghiamo all'idolo e ci riposiamo, così da ripristinare tutto. Che poi adesso abbiamo un nuovo, come si chiama, il seme di zucca, per avere una fiaschetta in più, se non ricordo male. Oddio, sapete che non sono sicuro, mi fate vedere nell'inventario prima di dire cavolate. Mi pare che mi aveva droppato un grano e un seme di zucca. O forse no. Due grani. No, mi sbaglio. Ah, ci aveva dato il sake, che non ho idea che cosa serva questo sake. Però possiamo averne 99. Non è un consumabile, è un oggetto chiave. E possiamo averne 99. Chissà cosa serve. No, non abbiamo... Non abbiamo altri semi di zucca, quindi stiamo con due fiaschette. Ma parliamo con questa donna. Wakasama,
Ma questa è la stessa vecchia che ci ha dato il sonaglio per entrare nel ricordo, perché ha detto mio figlio Inosuke è andato a salvarlo. E la vecchia di là aveva il figlio che si chiamava Inosuke, che era quello a terra. Nel passato però qui. Sì, è la stessa signora. E qua c'è un oggetto, guarda un po'. Aspetta un po' che andiamo a togliere di mezzo. No, si entrava da un altro. Sono respawnati tutti. Ok, piano piano. Ma vengono qua? No, che non vengono qua, vero? Sì, invece. No, si fermano lì, perfetto. Quanti oggetti dentro sto posto? Polvere rinfrescante, medicina per trattare le bruciature. Ah, questa l'avevamo già trovata. E abbiamo allertato qualcuno con il casino del combattimento. Compresse, perfetto. Ma quante compresse abbiamo? Due. Solo due. Eccolo qua l'oggetto che vedevamo. Questo mi sa tanto di tipo di parete segreta, eh. LOL. LOL, aspetta un po'. Aspetta un po', aspetta un po'. Olio, ok. Mica, ma si vede bene, dai. Si vede proprio lì sopra che c'è qualcosa dietro. Qui gli spifferini, vediamo se... No, non ci sono spifferini. L'ho visto, sa. Per un attimo l'ho visto. Dai, comunque si vedeva che era... Sfera Mibu della ricchezza per i soldi. Poi dovremmo cominciare a borsello leggero. Dovremmo cominciare a capire a cosa ci servono tutti sti soldi, perché noi stiamo trovando soldi, 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 oggetti per fare più soldi, borsellini con i soldi, tutte ste cose qua. Ma non abbiamo trovato un modo per spendere i soldi. Io mi aspetto la sorpresa dietro quel pareo, eh? Coriandoli divini, coriandoli con benedizioni divine che scacciano gli spettri. Questa è roba nuova, se non mi sbaglio. La carta è creata durante una cerimonia in cui la pasta viene stesa sottile usando acqua della sorgente. Minchia sta sorgente. Così come gli dei benediscono le acque allo stesso... Ah no, li avevamo trovati i coriandoli nell'altro palazzo. Fammi vedere. Fammi vedere. Sì, infatti ne abbiamo quattro, li avevamo trovati. Porca miseria. Una chest. Una chest. È la prima volta che troviamo una chest in Sekiro. Non credevo ci fossero forme di forzieri e scrigni. Ci saranno anche i mimic. Questo non è un mimic. Grani di rosario, ne abbiamo tre. Un altro granellino del rosario e possiamo aumentare i nostri attributi. Cosa che non vedo l'ora, perché abbiamo così pochi HP che un colpo qualunque come minimo ci dimezza gli HP. Ok, non so se andare adesso, tornare indietro per vedere cosa c'era nell'altra strada, oppure procedere. Dai, non rompete le balle voi laggiù. Oppure procedere e vedere invece di salvare il principe qua, sperando che questo non chiuda il ricordo. Un po' paura, sapete, che mi si chiuda tipo il ricordo davanti alla faccia. No.
Oh, ma abbiamo 6 punti da spendere nelle abilità, ok. E questo mi dire che è Inosuke, sembra Inosuke. この先へ行くのはやめておけ。恐ろしき幻術よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。Seme della percezione, semi di Corydalis, che fanno un forte rumore quando vengono rotti, utili per spezzare l'effetto delle illusioni. Se c'è un'illusione è perché qualcuno l'ha creata. Per distruggere i fantasmi e tornare alla realtà è necessario sconfiggere il creatore dell'illusione. Rompere i semi può essere di grande aiuto. Per spezzare l'effetto. Allora, questi non distruggono l'illusione, ne spezzano l'effetto. Perché poi dice. Per distruggere i fantasmi e tornare alla realtà è necessario sconfiggere il creatore dell'illusione, però rompere i semi può essere di grande aiuto. Cioè, tipo, l'illusione non fa più effetto, rimane ma non fa più effetto.種ならしがなければ、あの幻術は破れぬぞ。森役の務めと勇んでみたが、このさまよ。平田は姉妹じゃ。母だけでも逃がさねば。種ならしがな、Ok, ripete la stessa cosa. Quindi qui intende lui? C'è un'illusione in questa stanza? Oh, che cosa c'è? Un'altra parete segretina? Questi che cosa sono? Tipo armadi? Questi sono pannelli scorrevoli. Si vede. Ecco, guarda, c'è qualcosa dietro. Si vede dallo spiraglietto lassù. No, eh? Secondo me si aprono e arriva il trappolone. Oppure si anima la statua, vai a capire. Quando io interagisco qui con il tatami, scorri il tatami. Scorri, si va sotto. Ah. Madonna che buio. Bloccato. Ok, il principino è qua dentro. Quindi dobbiamo trovare un modo per aprire la porta. Ci sarà una leva, qualcosa. Non mi dice che mi serve una chiave. Quindi non credo di aver bisogno di una chiave. Quindi l'illusione è là sotto, non qui. Ok. Non mi pare di vedere altre vie d'accesso, anche perché è sottoterra. Quindi forse ci vuole una chiave. O ci vuole una chiave, oppure abbiamo bisogno di trovare una leva, un qualcosa che lo sblocchi. 3 di 4 grani di rosario. Ah, spendiamo i punti. Acquisisci abilità. Vediamo un po' cosa possiamo prendere qua. Corsa e scivolata. Scivola durante lo scatto, resta accovacciato. Scatta e scivola al riparo dove nessuno potrà vederti. Molto efficace per ingannare il nemico. A me sembra una stronzata, invece. Acquisisci l'abilità latente, ammazza presenze. Riduce la capacità dei nemici di notare movimenti furtivi. La furtività è una delle doti primarie di uno shinobi. Sì, che però a me non piace molto sinceramente lo stealth in questo gioco. Oppure noi qua abbiamo già il fendente inseguitore, molto figo, devo imparare a usarlo. Zanna e lama, acquisisci Zanna e lama. Dopo aver usato uno strumento prostetico, sferra un attacco a seguire o attacchi simultanei con strumento e katana. Questo è interessante, eh? Qua invece abbiamo già preso il fendente corvino. Cos'è?
Farmaco di Emma Potenza acquisisce l'abilità latente Farmaco di Emma Potenza. Potenzia l'effetto degli oggetti di recupero, una tecnica insegnata tempo addietro da Emma allo scultore. Ha un saporaccio, ma cerca di ricordarlo per... Oh, ragazzi. Instant. Oh, e lo possiamo prendere di nuovo. Sentore. Un'abilità latente che aumenta l'effetto degli oggetti di recupero. Queste sono importantissime più di ogni altra cosa, penso. Più di ogni altra... Adesso le fiaschette e credo anche le pastigliette ci curano di più. Ma cos'è la finale? Non lo sappiamo. Comunque, per esempio, no? Ora l'ho rivisto qui. Abilità latente ignota, abilità latente. Noi siamo in un ricordo adesso, ok? Ma credevo che solo questo fosse un ricordo. Non anche ciò che è fuori. Ma questo skill tree, guardate, abilità latente ignota, abilità latente ignota, abilità latente ignota. Un'abilità latente, un qualcosa di latente, è un qualcosa che c'è, ma, come dire, che non sta avendo effetto, che... Non è presente, che è tipo dimenticata. Noi. E qui mi viene da riflettere anche sul titolo del gioco. Sekiro Shadows Die Twice, ovvero Sekiro le ombre muoiono due volte. E mi viene da pensare che noi qua tutto il gioco è in realtà un ricordo, un qualcosa. Sta storia dell'abilità latente è strana, eh. È strana, strana, strana. Comunque, non ci perdiamo troppo adesso perché non abbiamo gran modo di ragionare su sta cosa. Io a sto punto prenderei l'ammazza presenze, giusto per avere un po' più di stealth o questo. Ma noi lo stealth non ce ne frega niente, sinceramente. Noi vogliamo ammazzare tutti. Prendi qua. Lo stealth. Allora, per prendere l'altra strada, andiamo a vedere a sto punto l'altra strada. Non possiamo tornare indietro da qui, quindi dobbiamo tornare all'idolo. Salone principale, sentiero della tenuta. Minchia, da qua devo rifarmi tutta la strada. E va bene, ci rifaremo la strada. Tanto nelle mie prove con il ciccione, dopo essere morto tantissime volte, come avete visto nel video precedente, ho notato che questo gioco, volendo, si può adottare la stessa tecnica di Dark Souls, ovvero corri per superare tutti i nemici che non vuoi combattere perché ti rompono le balle e basta. Ma noi vogliamo soldi, punti esperienza, oggetti, cose, quindi noi combattiamo e uccidiamo tutti quelli che ci si parano davanti. Tutti, eh. Oh, stavo cercando di fare un ferri alla sua. Bastardo. Prima quello con l'ascia. Ok, qui sopra c'erano quelli con lo scudo, esatto. Ok, ora tocca anche a voi, non vi preoccupate. Perfetto. Io ancora non ho trovato un modo per combattere, anzi, per uccidere questi mobbini con lo scudo senza usare il braccio, la protesi Shinobili. Mi pare strano perché ogni volta che la uso consumo due spiritelli. Mi pare strano che non ci sia un altro metodo per... Ok, qua abbiamo una strada che porta verso un tempio, credo. Noi eravamo caduti laggiù e siamo andati in quella direzione, quindi questa è la strada principale che dobbiamo seguire. E qua ne abbiamo di nemici, eh. Uno con l'ascia pure lì. Non mi pare di vedere altre asce. Spada, spada, quello c'ha una lancia. Quindi potrei andare.
Ah sì? Quello è un boss. Contrastare gli affondi. Gli affondi non si possono bloccare, ma possono essere deviati. Anche l'abilità contromossa Mikiri che noi abbiamo contrasta gli affondi e, se ben eseguita, provocherà più danni alla postura rispetto a normale deviazione. Ok? Però aspetta un attimo, che tu, ho visto, sei un mini boss. Speriamo che non sia cazzuto come... Troppi. Uno per volta, prego. Sbagliato. Mi sono incastrato. Questa non era un affondo, maledizione. No. Ok, non possiamo usare la contromossa Mikiri su questo qui. Ho già capito. Fammi curare. Ok. Perché quando compare il segnalino, tu non sai, di mossa imbloccabile, tu non sai se ti sta per fare una spazzata o un affondo. Lo devi guardare dall'animazione, ma non conosco le sue animazioni. Maremma. No, ne ha fatti tre di fila. Ok, è praticamente inutilizzabile la contromossa Mikiri contro sto qua. È praticamente inutilizzabile, fa un casino di cose diverse. Allora, adesso si fa così però. Perché sennò si diventa vecchi qua. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Tanto dopo un tot perdono l'aggro, quindi. Arrivederci, arrivederci. Prima te. Ma guarda questo. Oh. Siamo rimasti io e te? Siamo rimasti io e te. Non riesco mai a... Oh, ce l'ho fatta! Mamma mia, però. No! Ok, è uno. Vieni via da quel cespuglio. M'ha preso in aria. Ma che cazzo di tracking ridicolo. Ridicolo il tracking. Ok. Mamma mia.
Grani di rosario. Ne abbiamo 4. Ne abbiamo 4, possiamo aumentare le statistiche adesso. Mamma mia, questo qui. Allora, anche questo non era difficile, è che aveva un tracking veramente ridicolo, proprio come è successo prima che ha fatto l'affondo. Io ho schivato e lui ha girato l'ultimo momento la lancia per infilzarmi, proprio roba da riflessi di gatto proprio. E il fatto che aveva tante animazioni molto simili l'una con l'altro, quindi non si capiva. Mi butte gli averi, ok, lo conosciamo già. Meno male. Non si capiva se stava per fare una spazzata, un affondo. Non si capiva bene che cavolo faceva questo qua. Adesso, migliori attributi fisici, perché abbiamo 4 grani, sì? Rosario della preghiera, grani da rosario legati insieme e offerti a un idolo dello scultore. Aumentano postura e vitalità massime, ottimo. Il rosario ben si addice ai forti. L'esercito Ashina è noto per la sua ferocia e i suoi generali spadaccini di grande talento, considerati esperti nello stile Ashina dell'arte della spada. Ok. Attributi fisici migliorati. E adesso non abbiamo più grani, dobbiamo prenderne altre 4 per fare un nuovo rosario e donarlo. Ok. Riposa. Semi di zucca no, io vorrei tanto altri semi di zucca per... per altre fiaschette, perché solo 2 si sente un po', Qui cosa abbiamo? Altre 9.000 strade secondarie? Un ponte. Quello è il ciccione col mazzuolo potentissimo. Guarda lì. Io vorrei beccare il tizio con l'ascia prima. No, ma visto. Ma che cazzo. Pure. Dai, fagli. Oh, ma è potentissimo, sono diventati più forti questi. Tocca bene la fiaschetta. 1, 2, 3 lì sopra. Non mi vedete qua, no? Dovrebbe contare... no. Vabbè. Merda, ma quanti sono? Ma guardali! Ok. Porca miseria. Posso salire anche lì? No, quello è l'aggrappo. Che non ci sali ma ti dà la spinta per andare qua sopra e venire massacrato dagli arcieri. Olio. Ma di olio quante ne abbiamo, per curiosità? Perché mi sa che è il caso di cominciare a usarlo l'olio. 10 e 19 in deposito. Wow. Polvere rinfrescante, che a me non pare proprio di averne bisogno al momento, ma magari in futuro andremo in zone con nemici più pericolosi dal punto di vista del fuoco. Questi che ci sono ora c'hanno le torce, ma non so niente di che. Non abbiamo più fiaschette, chi mi ha visto? O te? Altro olio. E mo c'è il ciccione con la mazza pure e 2 amici. C'è un modo per superarli
Mi sa da proprio di no, eh. E va bene, vieni qua. Vieni solo te. Vieni solo te. Quello è l'attacco. Ora, ora, ora. Oh, bellissima questa mossa, bellissima. E il corpo scompare come in tutti i vecchi giochi From Software, in cui quando si uccide un nemico troppo grosso il corpo scompare, perché altrimenti dà problemi all'engine, alla gestione del cadavere. Voi due avete lo scudo? Ah. Sì. Li trovo, sinceramente, un po' stupidini questi nemici con lo scudo, perché... Oh, ma c'è un oggetto laggiù. Sì, ma dopo come torno qua, però? Non torno qua, sono costretto a rifarmi tutto il fiume. No, forse posso attaccarmi qui. Dicevo, li trovo un po' stupidini perché secondo me non aggiungono niente al combat system di Sekiro, perché sei praticamente costretto ad ucciderli utilizzando lo strumento Shinobi. Oh, una carpa! No. Ok. Grazie. Sei praticamente costretto ad ucciderli usando lo strumento Shinobi, a sprecare le animette, e poi però con quelli li uccidi in un secondo, senza... Sono un problema, cioè praticamente sono tipo... un guento. Sono tipo nemici da dire, non hai più le animette, che non mi ricordo come si chiamano, sei fottuto. Tipo, sono un problema, altrimenti no. Boh, non lo so, non ci dicono molto secondo me. Unguento, farmaco in polvere dagli effetti benefici, usato nel corso dei secoli dagli shinobi di Ashina. Infligge l'alterazione di stato veleno all'utilizzatore. Avvelenandoti in questo modo, ogni altra forma di veleno diventa inefficace. Oh, alcuni shinobi usano questa forma di medicina anche per una tecnica specifica. Molto figo. Oh, e guarda qua. Salto a parete consecutivo, l'avevamo già visto. E siamo? Ma quante strade ci sono in questo gioco, cioè? E te chi saresti? Ma te chi sei? Ma chi cazzo è questo? È fortissimo. Non possiamo batterlo senza fiaschette. Dobbiamo ritirarci e sperare di trovare un idolo qui vicino. Resurrezione adesso. E andiamo via. Non possiamo batterlo così senza fiaschette. Dimmi che mi posso, ok, mi posso aggrappare qui. Speriamo di trovare un idolo lì davanti. Quello mi ha intimorito, eh. Era molto, 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 molto veloce. Non vedi un'altra boss fight, te prego, no. Guarda chi c'è qua. Cicciue.
Chiave del tè, eccola lì. Chiave del tempio nascosto. La chiave del tempio nascosto della tenuta irata consegnata dal gufo. Il tempio è sul retro della tenuta. 2. Il Signore Assoluto, difendilo con la vita. Se verrà preso, riportalo indietro a ogni costo. Questo è proprio come tutto è iniziato. Qui è quando è stato rapito il principino, qui è quando è morto il gufo, il padre di Sekiro. Questo è proprio il ricordo di come tutto iniziò, di come tutta la storia di Sekiro è iniziata. Vediamo se da qua sopra si vede. Quel palazzo in fiamme. Noi eravamo lì dietro, siamo saliti su quel tetto in fiamme. Ma dobbiamo rifare tutto il giro. Ma prima abbiamo quel tipo. Guarda qua. Ah, si doveva passare da qui in realtà, non me dire. Non mi dire. Prima di continuare ad entrare là dentro, noi abbiamo una sfida in sospeso che abbiamo solo rimandato perché non avevo fiaschette. Non me la sono dimenticata e non ho intenzione di scappare e lasciarlo lì. Qui ogni combattimento per noi è un duello, è una sfida, è un qualcosa che dobbiamo riuscire a soverchiare. Quindi adesso io torno indietro all'idolo, al più vicino. Lasceremo riposare Sekiro, lasceremo che si ricarichi la fiaschetta e poi torneremo da lui. Torneremo da lui e lo affronteremo faccia a faccia. Sarà un avversario temibile e credo che moriremo un paio di volte, se non più. Ma ce la faremo e vedremo cosa si nasconde lì dietro. Alla prossima.